ma facendo capire a più persone possibili come fosse vasto e vario il nostro patrimonio, che va dagli reperti archeologici più antichi dell'età del bronzo, sino agli oggetti di tradizioni culturali e contadine più recenti o alla moda. E di conseguenza abbiamo selezionato 100 oggetti che in un qualche modo parlassero della nostra costruzione di collezioni e di storie, anche di storia dei palazzi in qualche modo. Ma ci siamo anche chiesti come far diventare questo anche una parte integrante di didattica. Ecco che ci siamo cimentati in questo progetto che abbiamo chiamato Radio Museo, perché avevamo l'ambizione di raccontare opere d'arte e oggetti da museo senza gli occhi in qualche modo, solo con la voce dei ragazzi. E l'unico mezzo che comunque avesse un vasto spazio era per noi la radio. In più c'era anche un altro problema, che se noi quest'anno compivamo 100 anni, ma come voi sapete noi siamo stati coinvolti nel terremoto del 2012 e buona parte delle nostre collezioni museali erano completamente chiuse e non accessibili. I lavori erano in corso, noi siamo stati molto ottimisti e abbiamo deciso che comunque avremmo dovuto fare questo progetto e abbiamo cominciato a lavorare con le scuole, in particolare con 4 classi di una scuola media e una classe del liceo scientifico di Carpi, e abbiamo proposto ai loro insegnanti i nostri 100 oggetti e abbiamo chiesto a loro di creare attraverso questi oggetti uno spunto, trovare qualcosa che si potesse trasformare in un programma radiofonico in qualche modo, uno spot radiofonico. E non era semplice perché noi gli oggetti non ne avevamo in quel momento da farli vedere, quindi siamo andati direttamente nelle scuole e soprattutto volevamo che anche i ragazzi fossero pronti e preparati, cioè sapessero come parlare a una radio, che non è assolutamente facile, non è scontato in qualche modo. Quindi ci siamo rivolti anche agli tecnici e a una radio in particolare, e qui è nato uno dei nostri primi grossi, delle grosse difficoltà, perché appunto per come vivevamo quel momento del terremoto, ci eravamo rivolti ad una radio che era nata sul territorio e che aveva avuto a che fare con il terremoto, ma che nel corso d'opera del nostro lavoro ha cambiato internamente e di conseguenza abbiamo dovuto rivolgerci a un'altra grande radio. A Carpi noi abbiamo Radio 1 e di conseguenza ci siamo rivolti a loro portando i ragazzi nella radio, facendo vedere come si lavora in radio, come si parla e soprattutto dando delle regole per come estendere poi il loro lavoro e il loro racconto. Hanno lavorato a scuola. Abbiamo coinvolto anche la Fondazione Campo Fossoli e il Museo Monumento del Deportato, perché sono nel nostro stesso palazzo, sono parte stessa dei nostri musei, e di conseguenza con la classe del liceo loro hanno lavorato su quei materiali che ovviamente per età i ragazzi non potevano comprendere a fondo e che erano i materiali del Museo del Deportato. A quel punto i insegnanti, prevalentemente di lettere, hanno i loro racconti e abbiamo lasciati liberi di lavorare in tutti i sensi, cioè di creare sia cose che avessero a che fare, non volevamo cioè però cose che avessero a che fare solo con la storia dell'arte, non volevamo che descrivessero gli oggetti che gli erano state assegnate o che avevano scelto, e quindi il risultato è stato molto molto vario. In più con gli insegnanti di altre discipline, di artistica ad esempio della scuola media, abbiamo lavorato creando rielaborazioni artistiche dagli stessi oggetti per poter poi creare una vera e propria mostra dentro al museo. Infatti tra marzo e aprile, a marzo, noi abbiamo rinaugurato il museo, riaprendo finalmente tutte le collezioni erano visibili, quindi i ragazzi hanno anche fatto in tempo alla fine, prima di presentare il loro lavoro, di vedere le opere direttamente collocate nei musei, e l'allestimento è anche una mostra che evidenzia nel percorso di musei del palazzo, che è veramente molto grande, i 100 oggetti, evidenziando con delle targhe, alcuni sempre presenti, altri che abbiamo tirato fuori, insomma, dai nostri magazzini. Gli oggetti sono tra i più vasti e i più vari. E che cosa è successo? Beh, che dovevamo assolutamente creare anche degli eventi che portassero le persone al museo, non solo attraverso gli spot radiofonici, ma anche fisicamente. Quindi abbiamo organizzato dei flash mob dentro al museo in cui i ragazzi hanno riportato i loro testi, non li hanno, cioè li hanno registrati a scuola, è ovvio, con una specie di sala di incisione, e al museo sono venuti a presentarli anche sotto una forma teatrale. E dopo questo
tecnici e organizzativi non sono potuti venire